Bene, 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 bene. Buongiorno a tutti quanti. Oggi che cosa vogliamo parlare? Oggi parliamo di paura. Il mio amico Fabio Savoy questa mattina ha scritto su una foto della promozione delle conferenze che verrò a fare in Italia, solo per parrucchieri naturalmente, non per gente comune, è solamente per addetti ai lavori. E vorrei parlare della paura. La paura nasce quando non si conoscono i fenomeni, perché è un aspetto naturale dell'essere umano come autodifesa personale quando qualche cosa non si conosce. Però la cosa bellissima è che la paura scompare quando si fa un'esperienza. Io ripeto sempre queste esperienze piccole o grandi della vita che ci danno un'opportunità. Sta solamente a noi se coglierla come opportunità positiva o coglierla come opportunità negativa. Per esempio, non so, un venditore di scarpe va in Africa e incontra migliaia e migliaia di persone senza scarpe. E che fa? Che pensa? Dice no, qui c'è sta mercato, me ne vado in un altro paese e vado a vendere scarpe. Poi arriva un pischello rampante che ha cominciato ad allargare le sue vedute e non anticamente come si faceva, e vede un'opportunità di vendere milioni di scarpe a persone che necessitano. Naturalmente bisogna dare quel valore e quel beneficio che la scarpa può portare alla persona. Per far questo bisogna parlare, parlare, parlare e sapere qualche cosa. Entonces, rispondendo a Fabio, sicuramente questo nasce anche la paura, perché noi non abbiamo delle volte l'autostima personale. Ci sono tantissimi modi per acquisire autostima personale, come questa foto mia personale. Questa è la mia autostima per arrivare a un risultato di sentirsi di immagine che è molto gradevole per me, ma anche per tutto l'ambiente che mi circonda, perché io credo che quando farò una conferenza per i colleghi sarò il mio abito sarà qua, che aiuterà a migliorare un qualche cosa, ma questo poi ve lo spiegherò in privato. Adesso sto intentando di pubblicizzare Musicando, questo format che porterò in tutto il mondo, aiutare quelle persone, in questo caso specifico i cinquantenni, uomini e donne, che a un certo punto del loro percorso non si piacciono più perché vedono sfiorire la bellezza, e avere un'opportunità di un pensiero che possa trasformare questo è un'evoluzione del parrucchiere, che il parrucchiere non taglia solamente, ma ti aiuta a fare un percorso di cambiamento ricreando una nuova immagine. Quello che chiedo è solamente imparare a respirare, per imparare a visualizzare, perché il cervello ha bisogno di immagini e noi con qualche trucchetto gliele diamo. Potete seguire nel mio blog callori.wordpress.com, che posterò qua sotto a questo video, per avere degli approfondimenti. Ripeto, non credete alle parole del Callori, perché sono esperienze personali che in questi 41 anni di professione ho sviluppato, però stanno funzionando bene sia per me e tanta altra gente che ha iniziato il percorso Musicando. Quest'anno poi con la promozione di Musicando offrirò gratuitamente un corso di un anno per i 10 imprenditori leader qui di Canaria. Sono dei giovani, già ci sono 2 iscritti, adesso con le consultazioni
o persone che si vogliono proporre per fare un corso musicando insieme a me, per creare dei leader qui in Canaria come impresari. Naturalmente in una società, per migliorarla, abbiamo bisogno di impresari, perché l'impresario che ha esito e successo migliorerà il suo ambiente, migliorerà la sua famiglia e migliorerà anche le persone che lavoreranno per lui. Di conseguenza necessitiamo leader qui in Canaria. Francesco Gallori, perché cos'è Tenerife per Musicando di Gallori e Stile, vi augura buona giornata a tutti quanti. Ciao!